Inizia ufficialmente l'evento Cantine Aperte a Natale, previsto per tutto il mese di dicembre e che avrà come protagonista indiscusso il vino. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agroalimentare parliamo di Cantine Aperte a Natale, l'ultimo evento del calendario 2022 del Movimento Turismo del Vino. Durante tutto il mese di dicembre le aziende produttrici associate accoglieranno nelle loro vigne, nelle loro cantine enoturisti appassionati del settore. In programma, oltre alla degustazione di vini e prodotti autoctoni regionali, sarà possibile visitare vigne e cantine adibite a mercatini di Natale, fare romantiche cene al lume di candela e dedicarsi allo shopping natalizio. Mentre per i più piccoli saranno organizzati laboratori sensoriali e cacce al tesoro tra le botti. Inoltre non mancheranno assaggi gastronomici offerti dalle cantine, ad esempio panettoni, torroni e dolci regionali tipici che vengono preparati per il Natale. In ultimo, anche per cantine aperte a Natale, il Movimento Turismo del Vino promuove un consumo responsabile e sostenibile del vino, grazie alla collaborazione con Wine in Moderation e Unione Italiana Vini. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.movimentoturismovino.it, dove è presente il calendario dell'evento e la lista delle aziende produttrici aderenti per ogni regione, in modo da poter trovare la cantina più vicina a te. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.